fiato a chi aveva giocato da pochi giorni, queste invece sono settimane, fra virgolette, dove avete qualche giorno in più. Allora meglio non far perdere 15 giorni senza agonismo a chi magari poi deve giocare, oppure cercare un po' di preservare che si gira una caviglia al quinto minuto a uno importante ed è un disastro. Grazie. Oppure andare insieme al West Ham in Portogallo a preparare la partita, dato che è così importante. Purtroppo dobbiamo preparare anche, tra virgolette, in maniera concentrata anche la partita di domani, perché sono tre punti importanti, sono tre punti che vogliamo aggiungere alla nostra classifica contro una squadra difficile come il Sassuolo, quindi non possiamo avere solo ed esclusivamente la concentrazione per la gara di Praga, ma tanta ne dobbiamo mettere anche in quella di domani, e quindi vediamo, stiamo valutando tutte le situazioni che hai appena elencato te, e quindi valuteremo bene, cercheremo di fare le scelte in maniera di riuscire ad arrivare anche come minutaggio con gente che non è stata lontano dal campo per tanto tempo, cercando di riuscire a fare tutto nel migliore dei modi. Quindi abbiamo questa partita, ripeto, importante, cosa che non ha il nostro avversario, perché, ripeto, il nostro avversario è andato a preparare in santa pace questa finale, quindi rispetto a loro abbiamo questa difficoltà in più. Sì, ciao Vincenzo, buonasera, Brunella Ciullini, Ansa Tutto Sera. Sport. Buonasera. Le chiedo questo, le dà più fastidio o la inorgoglisce in questo momento cruciale della stagione, dove adesso siamo veramente alla fine, e quindi con una fine importante, vedere il suo nome tra i più, tra virgolette, chiacchierati sul mercato? È più uno stimolo, più un orgoglio, oppure, ripeto, proprio per l'importanza degli impegni che sono rimasti, un fastidio? Grazie. Non è né uno stimolo né un orgoglio, è un qualcosa che non sento, e non è un qualcosa che mi interessa, perché l'unica concentrazione che ho è quella di andare a giocare queste ultime due partite importanti per la mia squadra, per la mia società, per la mia tifoseria, quindi non mi interessa niente, non mi disturba niente, penso solamente al bene della mia squadra, quindi la concentrazione è totale per quello che dobbiamo andare a fare in queste due partite, che, ripeto, sono ancora due partite che per noi contano tanto. Chiaro che l'ultima a Praga ha un valore, quella di domani ne ha un altro, ma sono sempre partite che dobbiamo cercare di affrontare con la giusta attenzione. Salve mister. Andrea Giannattasio, Radio Firenze Viola, Corriere dello Sport. L'altra settimana a Roma ci aveva detto che comunque sia la gara con l'Inter avrebbe lasciato in dote qualcosa alla squadra. Ecco, le chiedo se, immagino di sì, ne ha riparlato, che cosa vi ha lasciato, se ci sono dei punti fermi dai quali ripartire, da mettere in atto sicuramente domani, perché c'è l'Europa in ballo teoricamente, ma soprattutto nella finale di Praga. Grazie. Ma lascia che l'abbiamo approcciata bene, lascia che l'abbiamo conclusa bene, lascia che degli errori non ci hanno permesso di arrivare forse ad alzare noi questa coppa, quindi ci portiamo dietro tutti gli aspetti positivi, che sono tanti, perché abbiamo messo in difficoltà per lunghi tratti una finalista di Champions, quindi se l'abbiamo fatto vuol dire che abbiamo lavorato in tanti aspetti in maniera corretta, vedi l'approccio alla partita, vedi non essere stati tantissimo rispettosi dell'Inter, nel senso di non temerli, di non subirli. E poi siamo riusciti anche a proporre quello che ci ha permesso di arrivare in questa doppia finale, quindi tutti gli aspetti positivi da rimettere in partita, e quegli errori che abbiamo commesso, che possono essere di reparto, individuali,
se vogliamo non piangere come abbiamo pianto a Roma, dobbiamo cercare di limitarli. E ripeto, sia che possono essere di reparto, sia che possono essere individuali. Quando si subisce gol o quando si subisce un qualcosa di negativo, sono solamente questi due aspetti che stai sbagliando. E noi in una finale, in una partita secca, in una partita dove non c'è poi modo per rimediare, se vuoi essere perfetto non devi commettere errori di reparto ed individuali. Questa è la verità. Mister, buon pomeriggio. Visto che la gara, Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press, volevo dire, visto che ritenete particolarmente importante la gara di domani, che Sassuolo si aspetta, si è chiesto ai suoi ragazzi, a prescindere da chi gioca, qualcosa in particolare in più, anche appunto dal punto di vista dell'approccio mentale, che poi può servire anche per la gara di mercoledì. Grazie. Ma ho chiesto ai ragazzi che domani è una partita che ci avvicina ad una finale, quindi arrivarci con entusiasmo, arrivarci con grande fiducia, ed è quello che avevo chiesto anche dopo, prima e dopo la partita con l'Inter, dicendo loro che non potevamo staccare la spina perché avevamo ancora partite importanti. Quindi è una gara che mette in palio tre punti importanti, è una gara che a noi ci avvicina ad una finale ancora più importante, quindi dobbiamo cercare di onorarla al massimo, ed è, ripeto, in preparazione ad una partita, ad una finale che concluderà una stagione, speriamo, con una bella soddisfazione. Quindi domani dobbiamo andare in campo soprattutto per arrivare sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della fiducia al massimo, e quindi domani dobbiamo onorare questa partita, dobbiamo cercare di far bene. Come facevo l'esempio di qualche nostro avversario che aveva subito tanti gol prima della nostra gara, e sono convinto che lascia qualcosina, qualche strascico negativo, mi auguro che non accada a noi, quindi dobbiamo fare le cose per bene anche domani. Salve mister, Matteo Magrini, Corriere Fiorentino, Radio Bruno. Una delle frasi che l'ha accompagnata arrivando a Firenze era quel famoso motto: nessun limite, solo orizzonti. La mia impressione è che l'orizzonte, questo gruppo, nel percorso di questi due anni, il suo orizzonte l'abbia raggiunto andando anche oltre i propri limiti. Le chiedo se è un'impressione corretta o se tutto sommato era lecito e giusto aspettarsi un percorso di questo tipo. Grazie. No, io ho risposto in parte a questa domanda dicendo che io e la Fiorentina arrivavamo da un campionato di sofferenza, un campionato dove entrambe avevamo ottenuto, tra virgolette, l'obiettivo stagionale alla ultima e penultima giornata. Quindi dal momento in cui ho messo piede a Firenze, soprattutto l'obiettivo era quello di non soffrire, di non rimanere nell'anonimato, di iniziare a essere una squadra rispettata da tutti, una squadra che doveva andare in giro e cercare di proporre una certa identità, farsi rispettare da tutti, e l'abbiamo fatto, creare un'identità l'abbiamo fatto, e abbiamo ottenuto anche grandi risultati, due finali in un'unica stagione non è da tutti. E due finali raggiungerle come l'abbiamo raggiunte noi non è da tutti, quindi io credo che sia stato un percorso più che positivo. Secondo me siamo andati ben oltre le aspettative, volevamo far bene, ma così sinceramente non ce l'aspettavamo. Quindi per me percorso positivo, non ti devi mai porre dei limiti, come ho sempre detto, qualche orizzonte lo stiamo ancora vedendo, speriamo di concludere nel migliore dei modi, però penso che tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, e si concluderà a Praga e vediamo come finirà, che epilogo avrà questa doppia finale. La prima, purtroppo, abbiamo messo di tutto in campo per cercare di vincerla, ma non ce l'abbiamo fatta. Riproporremo il nostro atteggiamento a Praga e speriamo di essere diversi, soprattutto alla fine. Cristiano Puccetti, Sport Media 7. Questa squadra l'abbiamo vista crescere tantissimo durante l'anno nel cammino europeo, ha fatto lei un lavoro rapido e di grandissima efficacia.
ma qual è stato, diciamo, quali sono gli aspetti che lei ha notato di questa crescita nell'approccio europeo, al di là di qualche piccolo e indolore blackout, che l'hanno soddisfatta? Cioè, quali sono stati gli aspetti di crescita da Istanbul a Basilea? Ma soprattutto le prime due gare, dove non avevamo fatto quello che richiede una competizione come questa, massima attenzione, qualità in tutto quello che fai, non sottovalutare gli avversari, perché siamo partiti con un pareggio in casa con Riga e una sconfitta ad Istanbul. Da quel momento abbiamo preparato tutte le partite come se fossero delle finali, perché in Europa non puoi sottovalutare nessuno, e questo ci ha permesso di avere un cammino dove abbiamo ottenuto vittorie importanti, dove siamo stati l'attacco più prolifico, dove in un cammino penso ci siamo conquistati meritatamente una finale. E alla fine questo nostro atteggiamento, questa nostra filosofia di qualsiasi partita come se fosse una finale, ci ha permesso di giocarla una finale, e penso che le prime due batoste ci abbiano lasciato tantissimo. Infatti penso che siamo stati diversi lungo il cammino, anche affrontando avversari di valore, il Braga, il Basilea, e lo stesso Poznan, quando vai in casa loro e c'è uno stadio come quello con 50.000, 40.000 persone, gremito, che è caldissimo, e non è semplice. Invece siamo stati bravi a tirar fuori il carattere in tutte quelle partite, in tutti quegli stadi così caldi. Quindi penso che sia meritata la nostra presenza in finale. Adesso dobbiamo mettere quel qualcosina in più, perché le finali sono partite diverse, partite secche, partite che il dettaglio fanno la differenza, e dobbiamo essere bravi. Buonasera mister, Duccio Mazzoni, Repubblica LD Radio. Vado su un singolo, su Cabral. Stamani nelle interviste alle televisioni ha detto che ha recuperato da un problemino al piede che aveva avuto nell'ultimo periodo, quindi le chiedo se è al 100% e se, seguendo il ragionamento della prima domanda, domani è uno di quei giocatori e magari con un po' di minutaggio, un certo tipo di minutaggio, potrebbe avere vantaggio in vista di Praga. Grazie. Detto che poi Jovic sta facendo bene, ce l'ha sottolineato più volte con i suoi ingressi in campo anche lei. Grazie. No, manca ancora qualche giorno a Praga, e ripeto, bisogna valutare tutto, ma bisogna anche affrontare il Sassuolo. Sono contento che Arthur stia molto meglio rispetto a qualche settimana fa. Quello è un problemino al piede che ti permette di giocare, ti permette di essere presente, forse non ti fa stare al 100% dal punto di vista mentale, perché se hai un fastidio soprattutto in quella zona ti limita e ti condiziona, però è stato sempre a disposizione, è stato sempre in campo e ha dato il suo apporto. Quindi, però, averlo alla massima condizione soprattutto per queste due partite è molto meglio per noi. Quindi il problema sarà mio, per Cabral, Jovic o per chi andrà in campo in queste due partite. Importante che loro stanno tutti al massimo della condizione, e chiunque vada in campo non abbia questi problemi e questi fastidi che possono limitarlo. Averli tutti al 100% è il nostro obiettivo, e penso che ci possiamo arrivare. Buonasera mister, Dimitri Conti, Tutto Mercato Web, Firenze Viola. Anch'io vado su un singolo, perché nelle ultime partite di campionato abbiamo visto giocare Cerofolini. Mi chiedo e le chiedo se domani sarà lo stesso, se magari Terracciano non sarà rischiato, se invece anche il portiere può essere tra quelli che hanno bisogno di giocare una partita in più. Grazie. Ma per chi gioca o non gioca lo sapete, meglio non dare vantaggi ai nostri avversari, però se devo spendere due parole per Cerofolini le spendo volentieri, dicendo che tutte le volte che è stato chiamato in causa, devo dire la verità, è stato molto molto bravo, si è fatto trovare pronto, mi ha sorpreso questa sua sicurezza, questa sua personalità, questo suo non subire la categoria, perché ragazzo, non scordiamoci da dove arriva, però veramente è stato protagonista di tutte le partite che ha giocato, veramente mi ha sorpreso questa sua personalità. Quindi
complimenti a lui. Abbiamo scoperto di avere un ragazzo con delle qualità e vediamo in queste due partite quello che accadrà, perché ripeto, l'obiettivo di avere tutti coinvolti, tutti dentro e averli tutti a disposizione per le ultime due partite, per il sottoscritto è un traguardo raggiunto in pieno. Non abbiamo nessuno fuori, non abbiamo nessuno che non è a disposizione, non abbiamo nessuno che non è al massimo della condizione, e ci abbiamo anche il secondo portiere che sotto l'aspetto mentale e fisico è anche lui pronto, quindi per me questa è una vittoria grandiosa. Salve mister, quest'anno la tendenza delle squadre impegnate in Coppa e in campionato è molto chiara, cioè escluso il City, tutte le squadre che hanno fatto bene in Europa hanno fatto male in campionato e viceversa. Il Siviglia vince l'Europa League ma arriva undicesima, Bayern Monaco, Paris e Napoli fanno bene in campionato, lo vincono ma deludono nelle coppe. La Fiorentina, prima di tutto, perché c'è questa tendenza? È dipeso dal mondiale, è dipeso da cosa? E la Fiorentina in che categoria si mette? Grazie. Ma a parte che non è il primo anno che succede un qualcosa del genere, anche in altre stagioni è successo questo. Un po' di tempo fa il grande Beppe Bergo mi disse su Sky che loro vinsero la Coppa UEFA ma in campionato stavano rischiando grossissimo quindi è successo e succede spesso. Come ho sempre detto, le tre competizioni sono motivo di orgoglio per una società, per un gruppo, però vuoi o non vuoi qualcosa ti tolgono energie, ti tolgono concentrazione, e chi come noi riesce ad arrivare fino in fondo vuol dire che è riuscito a lavorare nel migliore dei modi. Quindi sono aspetti che vanno valutati, sono situazioni che secondo me, se sei bravo ad evitare, ti fanno arrivare in fondo a tutte le competizioni, però ci sono tantissimi ostacoli e tantissime insidie che a tante squadre poi non permettono di essere presente fino alla fine in tutte e tre le competizioni. Qualcosina lasci per strada, chi è bravo riesce ad arrivare fino in fondo. Io di tripleti in giro da quando ho 45 anni ho visto l'Inter, ho visto Barcellona, e forse qualche altra squadra, quindi è difficile sempre essere al top e performanti in 60 partite con tutta questa fatica e tutte queste situazioni negative che possono susseguirsi. Quindi io penso che noi questo l'abbiamo fatto con pieno merito quest'anno. Abbiamo giocato una finale di Coppa Italia, stiamo giocando una finale di Conference, abbiamo l'ultima di campionato che conta ancora qualcosa, quindi mi classifico insieme ai ragazzi in una posizione di grande, tra virgolette, soddisfazione e orgoglio, perché rispetto a tante altre noi ci siamo e altre invece non sono riuscite a ottenere questo. Salve mister, Giovanni Zecchi, Violanus.com e Radio Bruno. Io volevo chiederle, in questi due anni di lavoro qui a Firenze, c'è qualcosa per cui si ritiene fiero e orgoglioso, oppure qualcosa, qualche rimpianto, qualcosa che se potesse tornare indietro non farebbe? Grazie. Ma una cosa che mi rende fiero è il fatto che non è un segreto, anzi può anche non rimanere un segreto, è che tantissimi componenti della Fiorentina avevano chiesto a me e allo staff di non soffrire, di cercare di toglierci qualche bella soddisfazione. Io, forse anche da folle, eravamo dopo 3-4 giorni, risposi che su questo potevano mettere la mano sul fuoco, perché oltre ad essere un loro obiettivo era anche un mio obiettivo. Sinceramente non ho mai detto che andavamo a disputare due finali però era l'obiettivo di tutti, quindi vado fiero di questo, non aver messo nelle condizioni di soffrire tante persone, che era la prima richiesta che mi avevano fatto, quindi da questo punto di vista l'obiettivo è stato raggiunto. Qualche errore, siccome vivo per questo sport, per me è una ragione di vita,
penso che fare l'allenatore, ne parlavo con Massimo Marianella appunto stamattina, quando decidi di fare questo mestiere lo devi fare veramente con tutto te stesso, 24 ore su 24. E tornando indietro in questi due anni, penso che in qualche scelta, soprattutto in qualche sconfitta, potevo fare qualcosa di diverso, in qualche gara potevo intervenire in maniera diversa, però penso che sia tutta esperienza e tutto un bagaglio che mi porterò dietro e che cercherò di commettere meno errori possibili da qui a quando smetterò di fare questo mestiere. Buon pomeriggio mister, Alessandro Di Nardo, firenzeviola.it. Abbiamo visto alla fine dell'allenamento di oggi provare a allenare la squadra anche sui rigori. Ovviamente anche vista la partita di ieri è un'eventualità che prendete in considerazione. Le chiedo se ha in mente già una lista di un quintetto di rigoristi o se per lei vale diciamo il mantra che tira chi se la sente. Beh, allora noi ogni rifinitura andiamo sul dischetto con quelli che i presunti rigoristi, però dato che andiamo incontro anche ad una finale europea dove avete visto ieri come è andata a finire, abbiamo deciso di far battere un rigore a testa a tutti i componenti della rosa, quindi ce n'è 6, 7, 8, 9 che sono freddi, che sono bravi a presentarsi dal dischetto, però come è successo ieri alla Roma, penso che tanti non erano più a disposizione perché sostituiti o perché non erano più in campo, quindi se dovesse capitare questa situazione andranno a battere i rigori chi se la sente, chi in quel momento sarà in grado di presentarsi con lucidità e freddezza, perché è quella la verità. Però noi spesso nelle rifiniture andiamo a battere i rigori perché è giusto che si prova anche questa situazione qua. James Gearbrandt from the Times of London. Question for the coach in English, if that's okay. I just wondered, what have you made of your opponents in the Europa Conference League final, West Ham, from analysing them? What do you think of their style of play, and what do you think will be the keys to the final? Abbiamo analizzato il West Ham, abbiamo visto tante situazioni, abbiamo visto tante partite, abbiamo visto il loro percorso in conference e devo dire che arriva in finale una delle più forti e una candidata alla vittoria finale, quindi per quanto riguarda la loro forza, la loro bravura è testimoniata dal fatto che hanno raggiunto questa finale. Hanno giocatori forti, hanno giocatori di qualità, hanno fisicità, hanno gamba, hanno corsa, tipica squadra inglese, hanno grande struttura che nei calci piazzati sicuramente sarà un pericolo in più per noi, hanno un allenatore esperto, hanno un allenatore che in Inghilterra è uno dei più riconosciuti e tra virgolette più bravi. Sono andati in ritiro a preparare bene questa partita, quindi sappiamo il loro valore, sappiamo i loro pregi, speriamo di aver individuato qualche loro difetto e di accentuarlo in finale. Poi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e le nostre certezze per cercare di avere la meglio, ma affrontiamo una delle più forti che ha confermato quella loro forza arrivando in finale, quindi massima attenzione, massimo rispetto, affrontiamo una delle più forti e dobbiamo sapere che c'è da fare una partita di un'attenzione davvero superlativa, perché sennò diventa poi complicato. Sì, mister, buonasera, Federico Targetti, violanews.com, calciomercato.com. Una curiosità, ieri sono usciti i convocati della Serbia per gli impegni nazionali, non c'era Terzic, nel comunicato si diceva Terzic infortunato insieme ad altri giocatori. Lo abbiamo visto in allenamento, lei ci ha detto che nessuno non è al 100%, quindi se ci spiega cosa è successo, sa cosa è successo con la Serbia? No, quindi non so che è successo. Se devo sapere pure cosa succede in Serbia, già non dormo da un bel po', sinceramente non lo so, non so cosa rispondere.
Mister, io invece le chiedo, visto che lei, Luciana Magistrato, Radio Firenze Viola, chiedo scusa, le chiedo, visto che lei aveva promesso una cena ai suoi giocatori per la vittoria con l'Inter, non so se è stata fatta, se è stata mantenuta la promessa, vorrei capire se ha promesso qualcos'altro anche di più importante per Praga, per questa partita di Praga, e se lei ha fatto un fioretto. No, allora è dalla partita con l'Inter che cerchiamo una sera a disposizione, ma non riusciamo a trovarla. Io sono qui disponibile, non si dica che sono anche uno non di parole e tirchio, perché è tutto ma tranne questo, quindi non si riesce a trovare una serata per cercare di organizzare questa cena, ma promesso. L'ho ripetuto anche ai ragazzi 2-3 giorni fa, vediamo se riusciamo a incastrare una serata, perché giustamente il mister deve mettere a posto questo suo debito. Di fioretti sinceramente non sono uno che si attacca a queste cose, che cerca di avere riti scaramantici o promettere chissà che cosa. L'unica cosa che spero, mi auguro, è di non vedere qualche mio calciatore con gli occhi lucidi e con qualche lacrima come quella di Roma. Quindi, altro per il resto, non chiedo niente e non sono un abitué di queste cose qua. Buonasera mister. Per qualità di gioco, per il modo di giocare forte sugli esterni, per il baltamento di azione con un centrocampo assai dinamico, il West Ham può assomigliare all'Inter al netto di Lautaro? Ma il West Ham, quando non ha la palla, è una squadra che lascia il pallino del gioco agli avversari, almeno fino all'ultima partita ha fatto così con tutte. È una squadra che si rintana a ridosso dell'area di rigore e cerca di ripartire, che è l'atteggiamento tipico di squadre che vogliono far male in questo modo qua. Quindi aspettiamoci, mi aspetto questo tipo di soluzione, mi aspetto questo tipo di atteggiamento dal nostro avversario. Se siamo bravi noi, cercheremo di, nel momento in cui abbiamo la palla, di essere bravi a non commettere errori, di non consegnare palloni sanguinosi, di non prestare il fianco, di cercare di lavorare bene su tutto quello che può essere preventive, falli tattici, non permettere di ribaltare l'azione. Sono queste le contromisure che ci sono per controbattere un atteggiamento come quello che ha fatto vedere fino all'ultima gara il West Ham. Poi hanno, come ho detto prima, grande fisicità, hanno grande struttura, hanno grande corsa, sono forti nei duelli, calcio è fatto di duelli, è fatto di bravura individuale, dobbiamo cercare di essere più bravi di loro, sapendo che hanno questa forza, queste caratteristiche, lo sappiamo e cercheremo di limitarli al massimo, però per quanto riguarda loro mi aspetto quello che hanno sempre proposto, non so se poi sarà come ha fatto la Roma, che si è presentata qui con una difesa a 4 che ha stravolto qualche loro certezza, non lo so, ma quello che hanno fatto vedere, quello che hanno mostrato in precedenza è questo che vi ho detto adesso. Salve mister, Mattia Sorbetti, fiorentinanews.com. Allora, l'ultima domanda vorrei fargliela su Castrovilli, perché Gaetano è stato costretto a saltare quasi gran parte del girone d'andata, però ultimamente si sta, diciamo, ritagliando un suo spazio. Ecco, da lei vorrei sapere adesso quanto è importante Gaetano Castrovilli per Vincenzo Italiano. Grazie. Ma Gaetano, prima di farsi male, era veramente, era diventato un calciatore totale, fondamentale. In quel periodo dove avevamo ottenuto grandissimi risultati, correva, rincorreva, attaccava, ripiegava, difendeva. Devo dire la verità che adesso pian pianino sta tornando quello dell'anno scorso. Chiaramente dopo un infortunio del genere alti e bassi sono naturali, però mi sta piacendo il fatto che spesso arriva dentro l'area, ha fatto qualche gol, da questo punto di vista secondo me ha messo dentro
questo fondamentale che anche l'anno scorso non era uno dei suoi punti di forza. Quindi, come qualche altro ragazzo, quest'anno per lui è servito per riattivarsi, per riaccendersi, per rimettere in moto il motore. E dall'anno prossimo sono convinto che ci sarà un Castrovilli al 100%. E ripeto, questi gol che ha fatto non erano nelle sue caratteristiche, almeno con questa continuità, quindi si ritroverà una dote in più dall'anno prossimo. Grazie, grazie a tutti, grazie.